Nel 1991 diventa presidente della Ferrari Luca Corbero di Montezemolo, che punta sul già due volte campione del mondo Michael Schumacher, per riportare a Maranello il titolo mondiale di Formula 1. Nel frattempo anche la produzione di serie ritrova nuovo slancio con l'F50, la 550 Maranello, ma anche con la 355 con un 8 cilindri portato a 3,5 litri di cilindrata, in grado di esprimere 380 cavalli. Su quest'auto è disponibile per la prima volta il cambio F1 a gestione elettronica, derivato da quello utilizzato in Formula 1. Nel corso della presentazione della F300, nel 1998, viene inaugurata a Maranello la Galleria del Vento progettata da Enzo Piano. Ormai alla squadra di Formula 1, ben collaudata e diretta da Jean Todt, manca solo la vittoria iridata. Ma tra il 1999 e il 2005, la Ferrari conquista 6 titoli mondiali costruttori e 5 allori mondiali piloti con Schumacher, che ha in Rubens Barrichello un valido compagno. Michael Schumacher, per riportare a Maranello il titolo mondiale di Formula 1. Nel frattempo anche la produzione di serie ritrova nuovo slancio con l'F50, la 550 Maranello, ma anche con la 355 con un 8 cilindri portato a 3,5 litri di cilindrata, in grado di esprimere 380 cavalli. Su quest'auto è disponibile per la prima volta il cambio F1 a gestione elettronica, derivato da quello utilizzato in Formula 1. Nel corso della presentazione della F300, nel 1998, viene inaugurata a Maranello la Galleria del Vento progettata da Enzo Piano. Ormai alla squadra di Formula 1. Nel 1991 diventa presidente della Ferrari Luca Corbero di Montezemolo, che punta sul già due volte campione del mondo. La 1 ben collaudata e diretta da Jean Todt, manca solo la vittoria iridata. Ma tra il 1999 e il 2005 la Ferrari conquista 6 titoli mondiali costruttori e 5 allori mondiali piloti con Schumacher, che ha in... Ormai alla squadra di Formula 1 ben collaudata e diretta da Jean Todt manca solo la vittoria iridata. Ma tra il 1999 e il 2005 la Ferrari conquista 6 titoli mondiali costruttori e 5 allori mondiali piloti con Schumacher, che ha in Rubens Barrichello un valido compagno. Nel 1991 diventa presidente della Ferrari Luca Corbero di Montezemolo, che punta sul già due volte campione del mondo Michael Schumacher, per riportare a Maranello il titolo mondiale di Formula 1. Nel frattempo anche la produzione di serie ritrova nuovo slancio con l'F50, la 550 Maranello, ma anche con la 3 Formula 1. Nel corso della presentazione della F300, nel 1998, viene inaugurata a Maranello la Galleria del Vento progettata da Enzo Piano. Ormai alla squadra di Formula 1. Nel 1991 diventa presidente della F155 con un 8 cilindri portato a 3,5 litri di cilindrata, in grado di esprimere 380 cavalli. Su quest'auto è disponibile per la prima volta il cambio F1 a gestione elettronica, derivato da quello utilizzato in Formula 1. Nel corso della presentazione della F300, nel 1998, viene inaugurata a Maranello la Galleria del Vento progettata da Enzo Piano. Michael Schumacher, per riportare a Maranello il titolo mondiale di Formula 1. Nel frattempo anche la produzione di serie ritrova nuovo slancio con l'F50, la 550 Maranello, ma anche con la 355 con un 8 cilindri portato a 3,5 litri di cilindrata, in grado di esprimere 380 cavalli. Su quest'auto è disponibile per la prima volta il cambio F1 a gestione elettronica, derivato da quello utilizzato in